Assessore, un anno di governo, la cosa di cui va più orgoglioso e fiero? Ma le cose importanti sono state tante sulle infrastrutture, sulla mobilità, sul governo del territorio. Quindi non c'è una cosa più importante in assoluto, ma relativamente al periodo che abbiamo vissuto in questo anno, direi il trasporto pubblico locale. Per la drammatica vicenda della pandemia e il combinato disposto di un lunghissimo contenzioso che si è andato proprio a concludere nei mesi scorsi. Quando è stato eletto il presidente Tajani, è stata nominata la giunta, già era stato avviato il nuovo anno scolastico. E non solo la situazione era drammatica per le scuole, ma il trasporto pubblico era addebitato di essere la causa forse primaria dei contagi. Avevamo poi una situazione con le aziende di trasporto che verosimilmente andavano a concludere la loro gestione. Quindi davvero difficile trovare le risorse, le modalità organizzative. Fare un gioco di squadra che ci consentisse di raggiungere l'obiettivo di portare i nostri ragazzi a scuola e di riportarli a casa in sicurezza. Grazie al lavoro di tutti, certamente di dirigenti, funzionari, dipendenti dell'assessorato, ma i prefetti, le aziende che hanno gestito, lavoratori e lavoratrici, il mondo della scuola. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Ricordo con particolare orgoglio il progetto Ti accompagno, laddove come regione ci siamo detti dobbiamo dare una mano agli enti locali, a questo gioco di squadra per cercare di accompagnare davvero i nostri ragazzi in un percorso sicuro. Assessore, propositi per il futuro, che cosa c'è davanti? Io credo che in una situazione ancora difficile per il quadro pandemico, che è più tranquillizzante grazie al gran lavoro fatto dalla Regione Toscana, anche dalla Regione Toscana in termini di vaccinazioni, noi ora viviamo anche una grande opportunità. Si chiama PNRR ed è un atto di generosità straordinario dell'Unione Europea nei confronti del nostro Paese e quindi anche della Regione Toscana. Dobbiamo approfittarne. Dobbiamo ognuno di noi per il proprio ruolo essere un'opportunità e non una criticità, che vuol dire migliorare le norme, renderle più semplici, utilizzare queste risorse e tutte le altre risorse dell'Unione Europea, del Governo nazionale, risorse proprio della Regione Toscana nel modo migliore. Su tutti i settori di competenza dell'assessorato abbiamo tante infrastrutture ferroviarie, strade, autostrade, piste ciclabili, miglioramento delle stazioni, dell'intermodalità in campo. Abbiamo l'occasione, grazie al nuovo contratto con Autolinea, insieme a quello con Trenitalia, di fare un salto di qualità nel dialogo tra treno, bus, bici. Sono già arrivate proprio le prime risorse del PNRR, qualcosa come 160 milioni di euro sul territorio della Regione Toscana, ne aspettiamo ulteriori 200 milioni, merito della progettualità dei nostri comuni, ma anche di uno sforzo che insieme all'ANCI stiamo facendo per stimolare ulteriormente questa progettualità. In poche parole, non dobbiamo solo sfruttare appieno questa opportunità di una fase finalmente espansiva delle risorse pubbliche per migliorare le nostre città, i nostri borghi, le aree interne, il sistema della mobilità e delle infrastrutture, ma uscirne davvero migliori, più semplici, più veloci, più efficienti.